Hanno paura, hanno paura però bisogna denunciare. C'è un modo per risolvere questo problema? Sì, c'è tanto modo per risolvere. Deve avere forza, 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 forza. Domani è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 149 sono i casi registrati nella nostra provincia denunciati dall'ASL Toscana Sud Est attraverso il codice Rosa. Siamo andati a vedere che cosa pensa la gente su questo argomento. Eh, perché nel mondo di oggi secondo me manca molto coraggio, cioè le donne non hanno più coraggio di dire quello che pensano e mh, piuttosto subiscono, ma non denunciano, secondo me. Per, per amore non lo so, ma forse per la paura anche di rimanere da soli, perché in questo mondo si fanno anche delle cose per non rimanere da soli. Come risolvere questo problema? Io penso sicuramente di, di non subire, ma cercare di risolvere questo problema, perché comunque è un qualcosa che secondo me ti porti tutta la vita, sono dei dolori che secondo me ti porti tutta la vita, quindi magari denunciare e comunque liberarsi di questi dolori, che non sono dolori comuni, ma dolori che insomma ti segnano per tutta la vita. Quindi ovviamente se fosse coinvolta denuncierebbe? Io sì. Perché non si denuncia? Denuncia perché attorno non vengono capite le persone, spesso le donne hanno, sono quelle più deboli perché hanno bisogno di mantenere ancora una relazione che sia anche di interesse economico, di tutto e si cerca di, di in qualche modo. E poi anche perché le famiglie, i genitori, le famiglie non sono d'accordo tanto a riprendere magari in caso, la, in caso la persona che ha avuto dei problemi, la donna che ha avuto dei problemi, ci sono tantissime cose che non... Quindi lei dice anche rifiuto delle famiglie di riaccogliere a casa le donne che sono maltrattate? Però, sì. Spesso è anche questo, cioè di non intromettersi in cose, sono situazioni veramente dolorose e la donna poi è abituata anche un po' a viverla da sola, ad essere giudicata, ad avere magari paura, preoccupazione del giudizio degli altri. Ci sono... Come si può risolvere questo problema? Senta, già parlarne molto. Spero che si possa risolvere con leggi giuste che danno veramente la possibilità finalmente di, di punire. Le persone che compiono atti così e poi essenzialmente anche una prevenzione, nel senso che eh, se c'è una denuncia, come spesso ci sono anche denunce, poi di dare il seguito con, con un'attenzione a quello che viene dopo. Una donna non è un uomo, ma è un crimine. È un crimine toccare una donna. Di un animale, perché gli animali... Ma perché non denunciano le donne? Per paura per, paura, per paura, per omertà, per vergogna, anche il senso della vergogna perché succede un procedimento, un procedimento psicologico particolare: la donna invece di accusare si sente in colpa sì. perché pensa di essere lei la responsabile che ha causato la cosa, capisci? Quindi per vergogna, il senso di vergogna fa chiudere la bocca, quindi si sa in silenzio e non per si ricatto, parla. Anche, anche per ricatto, vengono ricattati spesso dai compagni, dai mariti e non dovrebbe succedere. Le Beh, per le minacce ci sono le minacce psicologiche, le minacce fisiche, quindi le persone, molte molte donne e succedesse a me io denuncio ma secondo voi anche la giustizia forse fa un po' fatica a stare dietro fa molto poco molto sì, molto e questo poco. è molto grave da parte dello Stato italiano non ha, non, lo Stato non ha ancora non si schiera dalla parte delle donne no, fa... non ci sentiamo garantiti dallo Stato per niente dalla giustizia regolari. né dallo Stato non c'è protezione non bisognerebbe fare molto molto di più ma... quindi chi denuncia praticamente non si sente nemmeno protetto dopo no. la denuncia infatti parecchi non denunciano perché c'è il nell'ingolgo nell nel vortice della, della violenza un uomo che ti dà uno schiaffo un giorno Mm, domani, dopo, domani dai calci si passa a, a, anche all'omicidio questo è parere delle retine che abbiamo incontrato. Vogliamo ricordare anche che fino al 28 di novembre ci sarà l'open week, ovvero una, la possibilità di contattare il codice Rosa tramite il sito ufficiale dell'ASL oppure la pagina Facebook e ricordare anche l'importanza del numero 1522, che è il numero a cui rivolgersi nel caso si è subita o si sta subendo una violenza, numero che è riportato anche sugli scontrini delle farmacie comunali ormai da tempo. Io se mio marito mi tocca con un dito, arrivederci. Quindi lei denuncierebbe? No donna, subito. Ma lei sa a chi rivolgersi? Lo sai che esiste il 1522? No, lo sapevo. Eh. E che anche sugli scontrini delle farmacie ci ha riportato questo numero. Bene, bene, sì 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 sì. Però è l'intelligenza delle donne che conta. Capito? L'intelligenza delle donne. Perché Quindi bisogna chi, avere coraggio. Chi, chi ti tocca con un dito non ti vuole bene, ti usa.